Se vi cade una cambiale fra tre dì, vi dà tormenti, non vi fa dormire. La suocera la vita vi avvelena, traumatizzare no, non vi conviene. La moglie vi tradisce e se ne va, il peggio è per questo anche la terra. Per vivere sereni ed in beltà, c'è una ricetta che non può sbagliare. Cantate con noi, e di quanto gli vi salverà. Cantate con noi, la canzone che felici vi farà. Senza mali, senza affanni, senza noia nel malanno, e senza nervi, senza smania, senza gatte da pelare. Cantate con noi, e la vita vi guarirà. Come diceva, è stata una combinazione. Ma stasera stessa me ne torno al paese. Ah, sì? Sì, è stato per ammazzare un po' il terreno. Ma con tutti quei pogni, al momento ammazzavano a me. Che ti dici? No, adesso sto bene. No, dica, è una consumazione, te la vuoi pigliare, una cosa? Una berbata. Cameriere. Comandi. Due vermutti. Sì, con lo spruzzo che ti serve. Come? Zingirizzato. Zingirizzato. Con lo soffo. Sì. Ah, senza. Ma che straniero. Mille volte mi sarò chiesto, ma che fine avrà fatto il mio caro amico Nicola? Ti ricordi? Dai tempi, sera. Siamo sempre insieme dalla mattina alla sera, verso ieri. Tu, tiratore scelto. Con i cappelli con le piume. E tenivo un uguale da baffetti che ti invidiavo proprio. E io quella bella ciuffa di capelli neri. Che poi ti tassavano. E ti ricordi le risate che ci siamo fatti quando mi fidanzai così per scherzo? Qui a Napoli. Ti avrebbe detto che un giorno avrei finito di sposare proprietamente qua. E non avrei fatto mai più ritorno in Abruzzo. Chi l'avrebbe detto? La vita, Pasquale, la vita. Anche io, dopo la morte di mio padre, fui costretto a ritornare al mio paese, a Cossagnò. Anzi, stamattina ho ricevuto una cartolina. Sai, il vecchio paese di campagna. Beh, tu sai che qua avevamo delle terre, Perché? Non ce l'avete più? Come? Tante, tante terre. E me le coltive da me medesime. Capisco. Proprietari di vie, Sì, vabbè, tutto sommato. Lo so come siete voi proprietari per ieri. I materassi pieni di bigliettoni. E tu come te la passi? Che fai di bello? Beh, è un po' difficile dire qualche cosa di preciso su di me. Sai, io... Non fai niente? No, niente no. Sì, vivo. Di rendita. E poi dici che metti i soldi sotto i materassi. Ma caro Nicola, quando uno ha lavorato tutta la vita, ha anche diritto di fare una buona vecchiaia. A proposito, Nicola, ma tu sei sposato ai figli? Come no? C'ho due pezzi di giovanotto. Mia moglie tanti anni fa se ne andò. Scappata? No, defonte. Ma sono andato. Mamma mia che Dio la benvenga.
E anch'io ho due figlie, sì, da maritare. Ma sono la mia continua preoccupazione. Perché non sono ragazza apposta? No, Nicola, tu che dici? Sono due boccioli, due angeli. Vuoi dire che non manca mai il giovanotto a caccia di dote? Ed un padre deve stare accorto. Esatto. Nico, Pasqua. Mi sta venendo un'idea. Vuoi vedere che stessa idea a me? I miei figli vogliono venire a Napoli. Loro già ci sono state perché hanno studiato Mosca e Cande. Ma comprenderei a Costagnolo, un piccolo paese, che possono fare due artisti, due geni, Pasqua, te lo giuro, non perché sono figli miei, eh? I tuoi figli saranno miei ospiti. E se tutto funziona, culleremo presto i nipotini sulle nostre ginocchia. Sì, funziona. Sì. Pasqua funziona. Funziona, deve funzionare. Dico, sono commosso. Questo è il più bel giorno della mia vita. Alla felicità dei nostri figli. Sempre. Insomma, chi decide sono io, il padrone di casa, il capo di famiglia. Ma è gente di campagna. Di campagna, sì signore. Scarpe di vacchetta, ma soldi a non finire. E questo è l'importante. E per questo noi dovremmo sposare due cafoni. Due artisti, uno canta e l'altro balla. Ma che balla, suona. Musicante, osteggiatore della campagna pugliese. Tu ricordati di non aprire bocca. Sei mia sorella della buon'anima della mia povera moglie. Che Dio l'abbia in gloria. Hai fatto da male alle mie figlie, ma le cose di casa mia le decido io. Ziteronne, secondo me, trombatacci. Ma come? Ho la fortuna di incontrare un vecchio caro amico, un ricco proprietario terrier, che ha due figli da sposare, e voi mettete il carro davanti ai buoi, i bastoni tra le ruote. Parli già di carri, buoi, ruote. Ti senti già colono. Ah, volesse il cielo. E sapete che cosa vuol dire questo? Starsene tranquilli per tutta la vita. E la terra poi penserà a mandare avanti la baracca come meglio non si potrebbe desiderare. Allora, vi piacerebbe morire zitelle? Che cosa vuoi dire? Sono stata una grande altezza. E gli uomini a centinaia, a migliaia, io mi stendo i piedi. E poi, a tuo rispetto, non sono morta ancora. Non mi fate arrabbiare. Lo sapete meglio di me come vanno le cose in famiglia. Sì, siamo proprietari di questo appartamento, ma quante ipoteche ci sono sopra, eh? E se seguita così finisce che le mie funzioni di ufficiale giudiziario finiranno per funzionare sul funzionamento della famiglia, chiaro? Mi autopignoro. Il mio stipendio è limitato. Nicola è l'unica persona che ha questo rapporto di bilancio della famiglia. E dopo tanti anni d'attesa, il signore ce l'ha mandato. Che bella catena d'oro. Mi ha attaccato all'orologio d'oro, eh? No, falsa, ma questo. Insomma, voi scrivete ai giovanotti una bella lettera e ci metterete dentro le vostre fotografie, va bene? Una lettera? E che dobbiamo scrivere? Io vi ho avvisato del loro arrivo, che siete impazienti di conoscerli. A proposito, come si chiama? Gianni, Nicola, non me la vedi? Ah, beh, li indirizzerete ai figli del signor Nicola Scannicchi. Questo è Nicola, va bene? Non so, siete ragione di dire le mie. E vedrete che i nostri disagi non verranno più a lui. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, papà. Tu guarda che cosa ci doveva capitare. Due cafoni. E tu non dici niente. Ho un'idea. Vedrai che non si muoveranno più dal loro paese. Costagnolo. Oh!
Benissimo. Beh, stamattina sei veramente in forma, bravo. Ragazzi, arriva il Ciafantone, posto da Napoli. Evviva! È nemico ufficiale, ne sono sicuro. Pasquale è un grande amico. Fai presto, sono super esperto. Ho pure le fotografie, credo. Beh? Guarda, i fiorellini. Saranno delle brutte copie, ci deve essere un errore. Ma quale errore? Leggi. Eppure Pasquale mi diceva una carina bellissima. Comunque non si può giudicare da una fotografia della ragazza. Guardate, che le ragazze non sono fotoscopiche. Fotogeniche. Poteva essere. Comunque questo è un grande giorno. Sì, il 2 novembre. Ragazzi miei, vi devo spiegare ancora la situazione. Sì, le fotografie sono un pochino, ma pensate che non abbiamo neanche un centesimo e Pasquale c'ha un sacco di quattrini. Questo è un folmen a cielo sereno. E la ricchezza, capito? La ricchezza. Se vedete che catena che c'ha l'orologio, una catena d'oro, vero? O falso come la mia? Ma io piuttosto mi faccio frate, ma papà... Ma che papà è papà? Io ho deciso tu. Adesso vado a pignorare tutto quello che c'è per me. Magari mi materazzi, ma voi partite oggi stesso per me. Ah, non vedo l'ora di questo doppio matrimonio. Stammi bene a sentire. Per adesso pensiamo a divertirci. Ci procureremo qualche giorno di svago. Prima del sacrificio. E quando avremo finito i quattrini, ci presenteremo asciutti asciutti in casa dell'amico di papà. Allora per oggi, tutta vita. Benissimo. Andiamo. L'amore più ardente può fa, n'ha fermato ogni tanto, tutti mi chiamano, n'ha punato il botto, mi è già volta a volta, sale per l'effetto, volta a volta, faccio troppo, vi lo busso, quando ero un mese, te porta a spazio allegramente, faci qua, in mare a mano, desideri per la strada, qui stradi amore, te voglio facile. Giorni e festa, e noi vestuti a festa, sembriamo due turisti incantati a sta città. Mare chiara, lucine chiari neve, soffanno ancora a cuore, più forte in cadena. Con filo
autobus, spagnato verde, te porta a spasso allegramente la città, che male o male o desideri di passare, in strada di Napoli te voglio far girare. E mi vestu da festa, sembriamo due turisti, andata a sta città. Mare chiaro, mille chiari miele, ci fanno ancora fuori, più forte vada. Dopo guagnato merda, ti porta a spassa allegramente la città. In mano in mano tu si devi passare, in strada di Napoli te voglio far girare. Poti lo busto, guagnato merda, ti porta a spassa allegramente la città. Dici, seguiamo. Certamente. Andiamo. Permette? Scusi, signorina. È mare chiaro? No, è il Colosseo. Grazie. Ma perché non andate per la vostra strada? Non si può. Vedo con piacere che loro vanno dalla stessa nostra parte. No, noi andiamo di... Appunto, proprio dove andiamo noi. Ma insomma, cosa vogliono? Vi prego, signorina, permetteteci di farvi un po' di compagnia. Siamo appena arrivati a Napoli, non conosciamo nessuno. Ah, non siete di Napoli? No, no, siamo di Milano. Veramente, dall'accento non si direbbe. No, perché... I nostri genitori sono di Napoli. Il mio nome è Gennaro e mio fratello Salvatore. Salvatore. Io mi chiamo Lucia e mia sorella Anna. Piacere. 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 Non per niente. Piacere. Siamo venuti a Napoli soltanto per perfezionare un corso di studi. Possiamo offrirvi qualche cosa da bere? No, grazie, Terry. Dobbiamo tornare a casa. Ma come, se ci siamo appena conosciuti? Scusateci, ma papà non ci consente di stare fuori molto. Promettete allora di rivederci domani? Domattina alle 11. No, non so. Vedremo. Arrivederci. No, vi accompagniamo. No, vi prego, potrebbe vederci qualcuno. Di nuovo. Mi raccomando, Domani. Arrivederci, ciao. A domani. Ciao. Villa, signori. Bionda. Bruna. Ciao, papà. Ciao. Ciao. Che cosa leggi? Studio, ragazze mie, studio. E che te ne fai dell'orticoltura? Che me ne faccio? Se le cose vanno come dico io, Nicola sarà contento di associarmi allo sfruttamento delle sue terre. Una bella coltivazione di cavoli, di patate, pomodori, tanti pomodori. Deve essere divertente piantare i pomodori. Vedrete che vi piacerà. Pomodori. E di pirinzini? Pirinzini, pirinzini, pirinzini. Piantare pomodori, ormai la sua è un'idea fissa. Vedrai che non riusciremo a smuoverlo. Intanto i due cafoni non sono ancora venuti. E vedrai che non verranno più. La tua idea è stata meravigliosa.
Barzelletta viene dalla campagna per succalare del sonno. Va che non sta lì da pastorelle. Come ti sembra, Pasquale? Un quadro, una pittura. E tu ricordati la promessa. Io sarò dalla tua parte se tu mi fai recitare nel teatro di Costagnolo. Come la guarda? Guarda la dolle. Ed io di volta mi voglio vestire. Mentre ti guardo negli occhi le folle. Che tutti quei due di oggi dovrebbero avere una buona posizione per venire da Milano a studiare a Napoli. Che faremo domani? Ci andremo? Beh, veramente non dovremo. Siamo ragazzi per te. Però faremo una brutta figura. Abbiamo quasi promesso. Ci aspetteranno inutilmente. Dovremmo avvertirli. Senti, faremo così. Ci andremo, ma per avvertirli di non aspettare. Cosa faremo? La galleria mese giugno, sono una fornace ardente che c'è squaglia, facimi l'autobusso di 3.000, e già non c'è innamora che è più meglio, che caro marito, ci siamo c'è fino a sì, che siamo ci sono posto qua, ma poi da giugno, o più la si fa, in punto la base del discorso. Coppa spiaggia sotto il bosco, l'aria fresca, cara fresca, vento vizio senza mosche, uno sulle pesche pesce, nel cuore la mari, su sangue, su di noi, ci siamo, ci c'è posto qua. L'amore da convenzo mese giugno, con l'aria mare e l'aria da campagna, o cinema se in forno nel tuo corno, o camera s'arrosta nel castagna, che camera mari, Ma perché non m'ha da pace, sto desiderio.
accendiamo la fucile e andiamo a tirare il taglio, è meglio. Sì, ogni colpo un centro, eh. E non fare tutte le cose, mi raccomando. Facciamo 5 colpi per la racchetta. Questa storia andrà a finire male, caro Roberto. Hai visto la faccia che fai quando sei con Lucia? La mia? Pensa alla tua quando sei con Anna. Hai ragione. Ho paura di essermi innamorato. Sono passati soltanto pochi giorni e già sento di non poter vivere senza Lucia. Intanto domani dobbiamo presentarci dall'amico Pasquale. Sai che ti dico, Aldo? Questa situazione è bene risolverla subito. Lo so, ma come si fa? Possiamo dire magari che all'insaputa di papà ci siamo già sposati. Ma che? Potremmo sperare nella sua comprensione. Non potrà certo obbligarci a sposare per forza. È naturale che non vuole. Allora andiamoci subito. Domani. Domani alle 11. Sì, alle 11. È meglio. Due caffè. Due caffè. Gli stretti, per favore. Dobbiamo pure scrivere a papà. Potrebbe scrivere lui all'amico Pasquale e venire a sapere che non ci siamo ancora presentati. Eh già, e speriamo che non abbia già fatto. Speriamo. Ecco, signori, grazie. Senti, prima andiamo a domani. A domani. Buongiorno. 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 Accordiamo gli strumenti. Dammi là. A posto. È un organo. Ma dimmi chi ti ha fatto, chi ha commesso questo delitto? Io sono cotto, sono stracotto, faccio questo. Una notte l'indolietto mi ha arrivato, sono pescato. Io perché mi compromette parole d'onore? Parole d'onore, parole d'onore. Ho comprato la caccavella, ho comprato la caccavella. La caccavella! Per amore della mia bella, per amore della mia bella. Della mia bella! Se la luna mi guarda ballo con quel viso di pasta frolla. Di pasta frolla! E non vischio pure di quello, tanto questa serena bella. Alla mia bella! Dimmi, dimmi chi t'ha fatto, chi ha commesso questo delitto? Io son cotto, son fracotto, faccio questo delitto. Una notte l'indolietto, un'altra volta sono pesato. Io perché mi comprometto, parole d'onore. Parole d'onore, parole d'onore. Grazie.
ragazzo. Gelsio, la musica. Prego, accomodati. Anche voi. Cavalieri, due caffè, per favore. Grazie. No, non una parola. Sedete. Sedete. Grazie. Prego. Non ho capito. Mi dà l'angelino, per Dio, ma cosa fa? Non sia mai. Via quei mozziconi. Una sigaretta. Ecco. Prendete. Io sono un artista e mi piace aiutare i colleghi. Voi fate una brutta vita, una vita ingrata. Guadagnerete poco. Perché si vede? Caro collega, il mondo non compensa l'arte. La vera arte non la capisce nessuno, ma voi. Io sono qui per dirvi, è arrivato il momento della vostra fortuna. Da domani, vitto e alloggio gratis. Roberto, ma sei impazzito? Ma che ti viene in mente? Su, andiamo via di qui. Vi spiegherò tutto per bene. A me sono fatto come verso. Tu hai detto subito di sì, senza chiedere nemmeno il mio parere. Pezzo di animale. Ma non capisci che si mangia? Prosecco! Tu pensi solo a magnò. Costituzione di persone, violazione di domicilio, abuso di fiducia, falso in atto pubblico e privato, 15 anni di galera non ce li deve nessuno. Malaugurio! Bisogna pensare piuttosto a mettere qualche cosa di pesante nelle valigie. Ce le potrebbero togliere di mano ed accorgersi che sono vuote. E vabbè, quando scendiamo giù ci mettiamo delle pietre. Buona idea. Avanti. Buongiorno. 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 Ecco, abbiamo affittato due vestiti. Mi raccomando, ricordatevi bene tutto. Sì. Questo è un mio biglietto da visita. Vi segno il nome della pensione e il numero di telefono. Non ci fate caso, la sedia era già rotta. Ti sei fatto male? Per fortuna no. Ti ho sempre detto di levarla di mezzo, quella sedia è fradicia. La sedia è la mobilia. Guarda. Scusate, signor Roberto. Dunque. Ecco lui. Signora, dammi un biglietto da visita. Lui li tiene. È un omaggio di un nostro amico tipografo in cambio di una serenata. Tenetelo. Scriveteci il numero di telefono della nostra pensione. Mi piace? Bellissimo. Ci farete un figurone. E il cappello? E che bisogno c'è del cappello? Eh no, l'uomo senza cappello non è completo. E poi mi sento più mascolo. Ma va. È fatto. Vuol dire che adatterò il mio, è da lavoro. Tieni, conserva tu il biglietto. Roberto Scanicchi. E chi è? Cretino, sei tu. E che mi chiamo Roberto io? Gesù, Gesù, non hai ancora capito niente. Da oggi tu sei Roberto e lui è Gennaro. Già, così se lui va sotto un dramma io crepo. Ragazzi, per carità, così rovinerete tutto. State tranquilli, ci penso io a farglielo entrare in testa. Speriamo. A posto di spaccargliela. Noi contiamo su di voi, mi raccomando. Non ci pensate, ve lo assicuro. Ma? Ecco qua. Papà, la pasta è quasi cotta e zia Tina ancora non viene. Che ci vuoi fare? Quando tua zia va dal parrucchiere è sempre la stessa storia. Ma che ci va a fare, dico io? Ah, no, no, vado io. No, no. Buongiorno. Buongiorno. Come va? Grazie. Voi siete, noi siamo i figli di Nicola, precisamente. Papà vi manda tanti saluti. Tante seguie. Grazie, grazie. I miei, non so come chiamarmi. Io mi chiamo Gennaro. No, le pietre, le pietre. Lui è Roberto ed io Aldo. Ah, Roberto e Aldo. Che piacere, che piacere. Ne vedete Maria, Giulietta? Venite avanti, questa è casa vostra. Grazie. Questi sono i figli del mio caro amico Nicola. Grazie. Ah, figli miei. Io sono felice. Io sono Roberto. E scusate per le fotografie.
Ma non perdiamo tempo. Vedi in media, prendi le valigie e fai vedere le ragazze la loro camera da letto. E poi Giulietta va su in cucina. Prego, siete con me. E senza molto. Sono 30 anni che sono amico di vostro padre. Ma va voluto farci portare tanta roba. Hai visto, papà? Ne tu non ti indispiace. E soprattutto non fare che faccia. Sì, con me non sono eccessivamente belli, ma quelli poi contano si accomodano. No, 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 là, pensa loro. Poi poi si arrangiano. Quindi sono giovani, avranno certamente fame. Abbondanti, abbondanti, mettete in bocca. Ancora, ancora. Non c'è cosa migliore di un buon piatto di spaghetti, che ne dite? Beh, veramente noi abbiamo già fatto uno spuntino in treno, è vero? Ma non mi farete il torto di non mangiare con buon appetito? È cucinato bene, se piacete. Sì, anzi, sapete che cosa facciamo? Un bel bicchiere di vino per aprire lo stomaco, come sul dire, dice. E questo è quello buono, eh? Prego. Siete complimenti, vedete, mangiate. Ecco qua, allora, alla salute. 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 Buono, eh? Buon appetito! Grazie, grazie. Dopo tanti anni incontrare il mio caro amico. Che abbiamo fatto delle scappatelle insieme. A proposito, come sta Nicola? Come sta? Nicola. E chi è Nicola? Nicola, papà Nicolino, sta bene, grazie. Ah, Nicolino. Già, perché voi lo chiamate Nicolino. Da quando era bambino. Ah, questa è buona. Deve essere mia cognata, Tina. Non vedo l'ora di conoscervi. Io ho parlato molto di voi, del vostro padre, del vostro talento, ma è entusiasta. Mangiate, mangiate, prego. E zia Tina. Omaggi! A questi due ragioni che nella casa portano la gioia dell'amore. Che ore sono già? Mezz'ora di ritardo. Eccolo. Oh, finalmente. Ma abbiamo fatto una corsa per non farvi aspettare. Ma che è successo? È che il problema per uscire di casa diventa sempre più difficile. Sapessi che cosa abbiamo fatto per venire? Dovrete abituarvi ad aspettare. Con papà si scherza poco. Adesso poi... Lucia, ti voglio tanto bene. Tanto bene. Signorina, bella passeggiata in carrozza. Vieni, Lucia. Ma dove vai? Ragazzi, fra un'ora qui. Ma Gennaro, che fai? Ti rapisco. Via, cocchiere. A più tardi. Oggi la carrozza può sembrare un curioso avanzo dell'antichità. Tutti vogliono correre e volare, amano soltanto la velocità. Se però io son con la mia bella sorta, sì di certo non la porterò. Ma sopra una bella carrozzella col mio dolce amore a passeggiando no. Come delizioso andare sulla carrozzella, sulla carrozzella sotto braccio alla mia bella. Anche se cassa il cocchiere ci perde d'occhio, guarda dentro il cocchio, poi sorride e chiude l'occhio. Il cavallo sa come deve andare se c'è la cocchietta. Piano se ne va senza galoppare, tanto non c'è fretta. Come delizioso andare sulla carrozzella, sulla carrozzella sotto braccio alla mia bella. La carrozzella, la carrozzella, la carrozzella, la carrozzella.
Non posso descrivervi, cari figli miei, la mia felicità. Che Dio benedica sempre il caro amico Pasquale. Io vorrei venire subito, ma la mucca sta male e ha bisogno di cura. Comunque, fra qualche giorno spero di farvi una bella improvvisata. Questa proprio non ci voleva. L'arrivo di papà rovina tutto. Arriva papà, noi ce la squagliamo subito. State zitto. Scriveremo a papà inventando una scusa qualunque per rimandare la sua venuta. Ci stavo pensando anch'io. Oggi o domani noi finiamo sempre in galera. Ma quale galera? La sostituzione l'abbiamo voluta noi. È chiaro. E allora invece della galera ci mandano all'ospedale. All'ospedale li ci mando io se non smetto di fare il malauguro. Non li date letti, va tutto bene. Solamente che... Che cosa? Che c'è? Ecco, voi capite, con le ragazze ci sono spese. Fiori, le pasterelle, insomma, ci vorrebbe, voi mi capite. E va bene, ecco qui. Ma mi raccomando. State tranquillo, signor Roberto, vi stiamo facendo fare un figurone. Specialmente a tavola. Signori! Arrivederci. La campagna, il grano, i prati in fiore, fuggire da un fauno, dal campi da ninfa, fuggire tremante, tremante, alle brame del fauno fremente che vuole donare nel cuore sorbente. Ma un urlo del vento grida però, si salvi la ninfa! Si salvi di buono! Conoscete il poeta polacco? Abitate nel paese? No. Vergognoso. Che spirito acuta, simpatica da dire. Ma perché cercate sempre di evitare? Io non evito nessuno. Eppure sì, vi sono antipatico forse? No, tutt'altro, non siete il mio tipo, ecco. Aspetta, dimmi ne c'è voi. Pazienza. Ecco, pazienza e lasciatemi in pace. Giulietta. Buongiorno. Buongiorno. Vieni un momento di là con me. Ho detto tante volte che devi essere gentile. Io non lo faccio mai. È inutile negare, ti ho sentito. E ti proibisco di essere così villano. Ma papà, non fa altro che starmi attorno a farmi la corte. E sei stato per questo, per il suo dovere, no? Ma a me non piace, è cafone. Ma cosa vuoi saperne tu di cafone? È un bravo giovane e può assicurarti una vita già.
Voi avete una bella figura, una bella maschera, d'attore. Io vi darò lezioni di esibizione e vedrete, altro che Tolle, Zaccone, Modena, certo, Benevento, Foggia, Sinabria. Ecco, non siete efficace. E quanto vi piacete, a quanto voi vi sentirete recitare qualunque cosa. Oh, mio signore, la tua schiava è qui. Mio principe, ti sogno notte di... Ma non sai tu che mi manca? Un venerdì? No, Otello, tu sei Otello. San Gennaro mio. Io sono tua, tua, tutta tua. Perché mi bisogna anche solo di Cassio? Di chi? Cassio, vuoi tu beffarmi e aprirmi, calpestando il mio nome, il mio onore? Io sono da sdemono. Quando sei brutto? Fino a quando dovrà durare così? Lunga attesa, l'incertezza di poterci rivedere. È un continuo tormento per me. È una situazione non certo simpatica. Non è che io non ti voglia bene, ma tu devi capire. Io capisco soltanto che sono passati 4 giorni senza vederci. Ti prego, sappottato. Non possiamo certo ribellarci a papà. Noi non abbiamo nulla. Si vive una vita modesta e quindi papà non ha tutti i torti. Sono molto ricchi e papà pensa alla nostra sistemazione, al nostro avvenire. Però ti assicuro che almeno io non acconsentirò mai a questo matrimonio. In questo momento non si può contrariare. Basterebbe che io potessi presentarmi a tuo padre e chiedere la tua mano. Ma non è possibile. La tua famiglia? No. La mia miseria. Insomma, noi non siamo a Napoli per studiare. Siamo qui in cerca di lavoro. Tra qualche giorno tutte le nostre riserve saranno esaurite e dovremo riprendere la via del ritorno, capisci? Ora sono felice, tanto felice. Sono sicura di non perderti più. In tutti questi giorni sono stata sempre assillata dal pensiero che la tua ricchezza potesse essere di ostacolo alla nostra felicità. Ti voglio tanto bene. Non ne voglio tanto. Ma cosa potrò mai offrirti? Il tuo cuore soltanto. Credi che basti? La vita non è una canzone. Ma una canzone può far felice tutta la vita. Tu hai una bella voce. Canta per me. Su, vieni. Vieni. Sì. Tanto indifferente, eppure a te ti parlo cara, dimmi la mia parola sulla mente, e la parola fa si chiama amore. Caraia bella assai, caraia bella, da quando condurraia non da pazza mai scurda una parola sola la che dice quella che dice tu. Urria senza la stocca, fa la sogna e ti battaglia, che ti cessi a abbracciare, voglio bene sulla te, voglio bene sulla te.
Mi viene un'idea. Il padre di Clara sta organizzando uno spettacolo. La pregherò di aiutarmi. Beh, andremo oggi stesso. Dicessa, braccia ma di che? Hai letto la lettera del padre? Da un momento all'altro arriva Napoli. Io me la squaglio prima e adesso vado a dire tutto a Don Pasquale. No, tu non aprirai bocca, tu farai quello che dico io. No, io gli dirò tutto. Aspetta. Sentite, non mi sbaglio, io vi devo parlare seriamente. Noi non siamo... Io lo so. Lo sapete? E come? Me ne sono accorto. Ho venuto, ho spiato. E francamente vi devo dire che neanche io non lo so. Neanche voi. E allora che sia? Non sono soddisfatto del comportamento delle mie figliole. Però si devono piegare al mio volere. No, non mi sbaglio. Qui non c'è da piegare, qui c'è da sfidare. Le vostre figliole in fondo hanno ragione. Noi non siamo... Non siete eccessivamente i loro tipi, ma dovranno filare come di voi. Andiamo oltre, mandanti. Io vi voglio dire che noi non siamo... Non siamo indifferenti alle vostre cortesie. E non sappiamo come contraccambiare le vostre condizioni e attenzioni. Ci sentiamo confusi, mortificati. Oh, padre mio! Oh, sei tu? Mamma mia, ma... Buongiorno, Raffè. Buongiorno. Ci sono novità? C'è. Canta, Raffè, canta. Quando si canta, non si tartaglia. C'è una lettera buttata stamattina, tu signore. Dammi un prezzo, fammi leggere. Qui c'è una fama. Vrum, vrum. Egregio, signore. Cantante. La fe. Oui. A Giacadà. A Giacadà. Ma Giacurà. Ma Giacurà. Mi sa staccato una cosa pesante, mi sa. Mi fermo qua. Mi fermo là. E la squarciagola mi metto a contare da 1 a 300. È pazzo. La gente dice, fui. Il viso del foglio. L'ho fatto per te. Il trugno del pazzo. Lo tengo per te. Ho venduto 300 carrozze. Ho venduto 300 palazzi. A faccia tu pazzo. L'ho fatto per te. Come lo vedi sta capo, eh? Come lo vedi sta capo, eh? A capo lo vedi, su. Ma già curato? Ma già curato. Oggi il dottore mi ha detto, sentite, voi state guaiati. E guardate qua, toccate qua, e ha retagato una specie di una palla di tennis a trovare. È tosta, ah, com'è tosta questa palla di tennis? Il viso del foglio, l'ho fatto per te, ma capo da palla, la tengo per te. Ho venduto 3 quadri in schizzi, 4 penne di struzzo e 1 razza, la faccio tu pazzo. L'ho fatta per te, ah, come lo penso sta capo, eh? Come lo penso sta capo, eh? Molto bene, accompagnatelo per la firma del contratto. Grazie. Potete andare. La prova è andata bene, promettetevi il contratto. Scusi, il signor Castelli. Prima porta a destra. Grazie. Avanti.
Buongiorno. Venite, prego. Vi ho sentito cantare al ristorante. Bravo. Sarei felice di avervi nello spettacolo di domenica. Io ne sono lusingato. Avete una bella voce. Sono sicuro che piacerà anche al commendatore. Venite, andiamo da lui. Non so come ringraziarvi. Per carità, di niente. D'accordo siamo. Vi chiamate Gennaro Semola. Un momento. Io adesso non so... Come sarebbe? Mi chiamate Gennaro Semola? Mi chiamo e non mi chiamo. Ah, bella madre Maria. Insomma, come mi chiamate? Mi chiamo Gennaro Semola, ma adesso il mio nome è... Ho capito. Come la buona. Mi chiamano Mimì, ma il mio nome è Lucia. Ma che babbiamo? Giovanotto! Cariatene buono tra loro e l'occhio. Non facciamo giochi di parole, eh? Come vi chiamate? Io mi chiamo Roberto Scannicchi, ma sono Gennaro Semola, perché Roberto Scannicchi, che è Roberto Scannicchi, si chiama Gennaro Semola, ma non è Gennaro Semola. Santa Rosalia! Manicomio! Manicomio! Madonna mia, esaudisce la mia preghiera. Ho il cuore in gola, mi batte forte, forte. Anche io pregato tanto, vedrai che tutto andrà bene. Da questa prova può dipendere tutta la nostra felicità, il nostro avvenire. Eccolo! Vittoria, vittoria! Sono stato scritturato. Lo spettacolo è per domenica, fra sei giorni. Evviva! Ragazzi, qui bisogna brindare al successo. Sono tanto felice, Lucia, tanto felice. 100 lire la schedina completa del Totocalcio. Non si può mai sapere. Chiamo, signoria, l'ultima partita. Voi tenete la faccia da fortuna, scegliete voi. Ha ragione. Oggi la fortuna è con noi. È 25 lire per uno. 25 lire. Le hai, spicciole? Ecco a te. Grazie. Un momento. La fortuna è cieca. È giusto. Bene. Ecco fatto. Fai vedere. Aveva ragione Nicola di dire che suo figlio è un grande artista. Simpatico, espressivo, sicuro di sé. Che genio, che genio. Artista nato. Io vi insegnerò recitazione e vero le coppie. Dopo lo spettacolo diremo tutto il papà. Sono emozionata. Ho atteso tanto questo giorno e ora non so. Sento come se dovessi accadere qualcosa da un momento all'altro. Nicole Scannicchi. Nicola, proprietario terriere, il padre di... Oh, perdonatemi, mi presento. Io sono la Titina, cognata di Pasquale. Io sono Nicolina. Pasquale, dove sta? Sta qua. No, prego, non si disturbi. Oh, che confidenza. Venga. Pasquale, Pasquale. Lo prego, ti prego, tu guardatemi. Oh, Nicolino, bello. Grazie, mi sei venuto, per il debutto, eh? Quale debutto? Come, è il suo figlio, Carlo, stasera a teatro? Teatro? Per me non mi hanno scritto niente. E dove stanno adesso? A teatro, da stamattina che sono lì, ci sono le prove. Fra poco c'è la rappresentazione. Maria Giulietta? Le mie figliole. Le due figliuole. C'è belle ragazze. Ma non le fotografie? Non le
Niente, papà, è stato uno scherzo. Sono veramente contente. Ci sarà gioia dei figli miei. Mi trovo tutto bene, sono come innamorato. Capisco, capisco. Adesso bisogna pensare per i biglietti del Nicola, perché il teatro è tutto esaurito. Tutti morti. No, sia al completo. Tu hai bisogno di mangiare qualche cosa. Ma devi posarti un po'. No, ti prego, non fare complimenti. Ricordati che qui sei come in casa tua. Io vado per il dibattito, vado per te e torno subito. Compromesso. Ma non vorrei dare ristorno. Non c'è ristorno. Don Nicola Scannetti e il proprietario Carriera ristorno. Ragazze, subito in cucina, preparate in un minuto. No, grazie tanto, non sono sudato. Ah, sembra voi, siete sudato. Ma sei già sardo. La nostra salute è preziosa. Grazie tanto. Dite. È grande il teatro di Costagnola, grande? È il più grande teatro delle foglie. Che curta che c'è, si pare dove no? No, benedetto San Nicola. Ma questo che è buono, Dani. Vi ho già detto che è impossibile andare in palcoscenico. Durante le prove nessuno può entrare. Poi lo spettacolo comincerà subito e vi toccherà aspettare la fine del primo tempo. Ma si tratta di 5 minuti. Nemmeno per un secondo. Gli ordini sono severissimi. E allora chiamate il direttore. Il direttore in questo momento sono io. Ma io sono il padre. Padre o non padre, l'ingresso è vietato per tutti. Egregio signore, con me non si scherza. Gli ordini vanno rispettati. Scusi, signorina, ma non c'è proprio niente? Niente, tutto esaurito. Però il signore ha telefonato chiedendo se poteva restituire un biglietto, se volete aspettare. Ah, sì? Allora, aspettate. Grazie. Prego. Thank you.
se fuori non si abla più di te per le vie di Santa Maria. Non per niente l'illusione col tuo freddo di passione, ma hai strappato il corazon. Mira! Me ne muorono, confesso! Ma non puoi mai pensare che tu possa smonare quando te tu non alcanzare. Mora! Vedo sangue, vedo rosso. Mi vi voglia da ammattare, ma mi sento scoraggiare la gavezza del denaro. Voi conoscete la palomba bianca, lasciò le sue ambe in una miele, adesso è la più negra fra le negre, ha un pelo di bambam sul corazzo, negra! Dato l'alma, ma è distrutto! Se con Petro troverò le mie forme, filerò e col toro gli offrerò. Alla palomba mia piacea la zuppas, e per i cieli avumarò la copas, giovedì gnocchi e sabato la trippas, ma con Petro ha fatto il tritello, negra! Tutto ridono di me! Ai caramba, caramba, rimbambito su di te, tutto sotto amore me! Commissario, siete voi, sì, sono io. State tranquillo, o sta brigiatiello, lo portammo a casa noi.
Salutammo, commissario. Osegue alla commissaria. Cognato, quando ci mette? Ah, quella là, non ne parliamo. Quello quando vado a parrucchiere, per esempio adesso non si sentiva qua, se non andava la toletta a pettinare. Mi dicono con amici che proprio guai, non mi sono puoi immaginare. Ma poi, di quelli che si tentino a fare. C'ha capito?
Io dovrei andare. Ah. Ma tu fai presto però, eh? Ma dove sta? Ecco lì. Maria dov'è? Lucia. Gennaro. Lucia, amore mio. Oh, sei stato grande. Non lasciami ora, ci vediamo domani. C'è papà. Un attimo, sì. Maria! Papà! Svergognata! E voi, come vi permettete? Papà, ma lui è un amico! Si vede! Io ho intenzioni serie. Le intenzioni serie che le do io! Lo Stefania Ferri! Giorgio me la pagherà! Tuo figlio? Quelli sono i tuoi figli. Wen? Buonanotte. Che peccato, eh? Io l'ho messa vincente, eh? Muore! Non credo. Mamma mia, che imbroglio! Chi poteva immaginare? Sono stato ingannato, tutto per colpa vostra. Se non avessi inviato le fotografie... L'idea è stata mia, papà. Per la stupida idea e per la mia sciocca trovata, stavamo per perdere la nostra felicità. Abbiamo fatto 13! 13! 13! 13! Credece! 13? 13! 13! 13!